Buon lavoro a tutti. La prima parola della settimana è donne in ingegneria. Lo scorso 7 dicembre, giovedì, Sant'Ambrogio, è stato consegnato l'Ambrogino d'oro ad Amalia Ercole Finzi. Fu lei, pensate un po', la prima donna a laurearsi al Politecnico di Milano in ingegneria aerospaziale. E da lei, una dei massimi esperti in missioni spaziali, arriva un bellissimo insegnamento. Le facoltà scientifiche sono per tutti e dunque no al gender gap sui banchi di scuola così come sui posti di lavoro. La seconda parola chiave della settimana è chimica da Nobel. 10 dicembre 1963. Giulio Natta fu insignito del premio Nobel per la chimica per gli studi sui polimeri stereoscopici lineari. Giulio Natta studiò a Milano, Giulio Natta insegnò a Milano. Dunque, ricordiamo questo premio Nobel per la chimica, l'unico premio Nobel per la chimica italiano, un settore, lo sappiamo bene, strategico per il nostro sistema industriale. La terza e ultima parola chiave della settimana è Gaetano Pini, il nostro istituto ortopedico, l'Istituto Ortopedico Milanese compie 150 anni. E dunque, noi di buon lavoro vogliamo unirci a questa festa. Sì, perché tanti di noi, a partire dal sottoscritto, sono stati curati al Gaetano Pini. E dunque, 150 anni di questa attività con medici straordinari a due passi dalla fermata Crocetta della linea gialla. Buon lavoro a tutti!